Raikkonen scrisse questo libro, che è un libro che è proprio la personificazione, si può dire, del potenziale. Cioè, questo libro è un libro oggetto. È un libro che è fatto con di 10 pagine. È un libro fatto soltanto di 10 pagine, però questo libro contiene 100.000 miliardi di poesie. 10 pagine, in ogni pagina c'è un sonetto. Però questo sonetto ha le righe che sono tagliate, cioè tante stringhe, per cui io posso togliere, spostare una stringa e leggere tutto quello che c'è sotto. E quindi realizzo un altro sonetto che ha dei versi diversi da quelli di prima, perché semplicemente spostandole uno io ne ottengo un altro. Allora, perché se i sonetti sono 10 e i versi del sonetto sono 14, 10 elevato alla 14ª potenza fa 100.000 miliardi di poesie. Ora, tutto questo è soltanto potenziale, cioè è chiaro che tutte le 100.000 miliardi di poesie sono leggibili, ma voi non riuscirete mai a leggerli, perché ci vogliono 45 secondi per leggere un sonetto, 15 per sistemare le stringhe, che non è facile, c'è addirittura un'asticella che serve per mantenere le stringhe a posto, altrimenti volano, come io vi ho fatto vedere, non mantengono una regola. In tutto ci vuole un minuto per ogni sonetto, con 8 ore al giorno di lettura, leggendo per 200 giorni su 365, in un anno si possono leggere 96.000 sonetti, quindi quasi 100.000. Per leggere tutti i 100.000 miliardi occorrerebbero più di 10 milioni di secoli. Allora, nessuno ha potuto verificare che ogni sonetto ha un proprio senso. Però la costruzione di questi sonetti è stata fatta con l'intento di dare un senso comunque a tutti quanti, e quindi è realizzata la potenzialità.